Fabrizio Canciani, Dipingilo di Mero. Cosa racconta questo libro? Racconta Milano in due fasi diverse della sua vita, e per rappresentarla ho usato dei dipinti, dipinti misteriosi, un misterioso affresco della cascina media sala che si vedeva perduto, e un dipinto altrettanto misterioso che si trova all'interno della certosa di Ravignano. E quindi è una storia che parte da lontano ma che arriva ai nostri giorni. Esatto, la storia che si dipana su due piani temporali diversi. Uno è 1566, con delle storie fosche di banditi che popolavano i boschi a periferia della città, e una storia parallela nella Milano di oggi, una storia gialla, combinature noir, come richiesto un po' dalla trama. Perché c'è un enigma, come cita il sottotitolo, l'enigma del Bosco della Merlata, c'è un enigma da risolvere, e questo enigma viene risolto durante il corso del libro attraverso un'indagine che viene svolta prevalentemente da due personaggi. Sì, sono due personaggi che non sono investigatori. Uno è un professore dell'Accademia di Brera, un maestro d'arte, si trova coinvolto suo malgrado nella storia, e la sua allieva Elena, che non solo è allieva ma è anche la sua compagna, e assieme si trovano veramente in un'avventura che va dalle viscere della terra fino in quasi in cielo, ma non possiamo svelare oltre. Non svegliamo oltre, però invece diciamo quanto sono importanti questo tipo di manifestazione come quella che si sta svolgendo in questo momento a Verona, dove ci si può incontrare con gli autori e dove comunque si mette in evidenza l'importanza che ha la letteratura e il libro nella società attuale.